No, non lo sappiamo. No, posso dirti una roba, per l'Inter è una fortuna questa qua che sta accadendo, ah, eh. Okay. Ma questa è una domanda che perché mi fai da fortunino, che ne so, bisogna vedere. No, no, non è una domanda, Monacca, con tutto rispetto, ma è una fortuna perché in pratica l'Inter che ha come società, perché questa è stata fatta un po' di disinformazione, lì la proprietà del, il proprietario dell'Inter ha i debiti, ma l'Inter come Inter ha il bilancio a posto il prossimo anno. No, 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 vedi che non stai un cazzo. Fammi finire di parlare, fammi finire di parlare, no, non monopolizzare la trasmissione, zio porco. Aspetta, farlo io, poi parli tu. Zio, l'Inter, per l'Inter, questa roba qui è positiva perché se tutto va come oggi i maggiori quotidiani hanno pensato, hanno detto, io non lo so, l'Inter fra una settimana si trova una proprietà che non ha debiti, una proprietà solida che poi potrebbe vendere o non vendere, ma una proprietà che non ha più debiti, perché i debiti non ce l'aveva l'Inter, ce l'aveva la famiglia Suning. Quindi questa per l'Inter non è una roba molto negativa. Flavio, c'è qualcuno, ma i soldi che mi ha detto oggi, non so se sta vero o meno, che Marotta sia contentissimo di questa roba qui. Okay. Sì. Però vabbè, ragazzi, dai, ma che state dicendo? Dai, ragazzi, non scherziamo. Come sempre, fatto disinformazione. L'Inter ha un bond che scade nel 2027 di 418 milioni circa, che sono debiti dell'Inter, non di Zhang. Quindi c'è questa spada. Sono due robe diverse. Un conto è avere debiti, un conto è chiudere il bilancio. Sono due robe diverse. No. L'Inter il prossimo anno chiuderà. L'Inter, anche la Juve ha debiti per 400 milioni, ma non chiude il bilancio meno di 400 milioni. Sono robe diverse. Ma la Juve fa l'aumento di capitale. E c'ha una proprietà che non vuole vendere. Oltre è un proprietario che non ha acquistato l'Inter, ma lo ha praticamente ricevuto in pegno. Esatto. E che tecnicamente non aveva l'interesse ma a guadagnare. Senti un secondo. Una cosa che voglio dire a Flavio. Cioè, i debiti ce l'ha Zhang, ma Zhang si è indebitata per l'Inter. No. Cioè, Zhang non ha fatto questi BJ, non è così. Spiegatemi. Allora, molto semplicemente, quello che penso io è questo. Oktri non ha interesse a gestire l'Inter. Certo. E molto probabilmente nel giro... Come tutti i fondi. Cercherà un compratore... Però sì, Monarca, attenzione, per vendere meglio la devi ristrutturare la società, la devi rendere appetibile. Oh mio Dio, tecnicamente devi abbassare i costi di gestione per rendere più virtuoso il bilancio e non vendere un pulso di salvaguardia. Oggi mi hanno detto che era un folle. Oggi un folle. Però è un equilibrio molto sottile. Nel quale sbagli una mossa e da una parte o dall'altra la bilancia per favore mi fido dei miei dirigenti, perché l'equilibrio di cui parla Augusto lo devono trovare Marotta, Ausilio e Baccini. Allora chiuda BJ, chiuda, che dobbiamo siccome fanno tutti i dotti del cazzo, ma sti debiti e Zhang come li ha fatti? Allora scusatemi, ma ci porta lo spiego io. I cinesi giocano molto, sono giocatori d'azzardo. Scatta la pandemia. Dal governo cinese, a cui Suning deve sottostare come tutte le aziende cinesi, arriva il diktat: non vanno più investiti soldi all'estero. Ma l'Inter brucia 10 milioni di euro al mese di gestione. Quindi una liquidità negativa per pagare gli stipendi, per pagare i dipendenti, i dirigenti. Allora Zhang, non potendo immettere lui soldi, perché ha bloccato tutto il governo cinese, chiede un prestito a Oktri per avere la liquidità. Zhang poteva dire: signori miei, io non posso mettere più soldi, tempo 6 mesi l'Inter la vendo. Ha avuto l'offerta da BC Partner, ma ha rifiutato perché voleva tenere l'Inter. Quindi Zhang poteva vendere, non avere alcun debito, ma ha scelto di farsi i debiti per tenersi l'Inter. Questa complimenti. Ora la perde perché ha gestito male, certo. Allora, però è un ragazzino.
più semplicemente BJ, che secondo me non l'ha capito. Dai Gianni, chiudiamo. Allora, prego. In due parole, mentre Elkan prende i soldi di Hector e li mette nella Juve, ma questo lo se Elkan non ci avesse i soldi, si fa un prestito personale lui, faccio un'ipotesi, per metterli nella Juve. Così ha fatto Zhang, si è fatto un prestito personale lui e li ha messi nell'Inter. Quindi a chi ha chiesto il prestito non gliene frega un cazzo dell'Inter, ma l'interesse di Zhang. Certo, certo, vabbè, questo è ovvio. È un prestito che va personale e non dell'Inter. Ma questi sono quei 400 allora. Milioni. Ma io voglio sapere gli altri 800 che dicevo. Allora, tu, per favore, Gianni, hai, per favore. Hai detto che un secondo. Monarca ha detto che l'Inter c'aveva 1.200.000, l'hai detto tu. No, ti spiego. No, Gianni, no, ragazzi, non entriamo. Parla di 800, 800 è la somma dei 300 che ha chiesto Zhang per i fatti suoi, ok? Sommati a un bond di 420 milioni circa, che è il prestito dell'Inter, non di Zhang, che scadrà nel 2027. Quindi se tu sommi questo prestito, questo bond dell'Inter e il prestito di Zhang, arrivi sui 700-800. Ora, 300 li devi togliere perché Zhang non c'è più. Restano questi 420 milioni bond Inter che scadranno nel 2027, ma dovranno essere gestiti da Octree. Perfetto, perfetto.